Stiamo parlando delle cure domiciliari per il Covid. Cure domiciliari. Ecco, avendo chi parla un'esperienza diretta appunto di persone curate dal dottor Stramezzi e uscite brillantemente dal Covid, io giuro, quando leggo da qualche parte che non esiste un protocollo e non esistono le cure domiciliari, io ho veramente una sorta di rigetto. Allora, andiamo per gradi. La cura domiciliare esiste per il Assolutamente COVID? Sì. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ecco, e perché si continua a dire che non esiste? Che non è riconosciuta, che non è validata, che non è, che non è una cura, diciamo, adatta. Beh, quelle sono motivazioni politiche e economiche, secondo me, in quanto noi abbiamo cercato di spiegare com'è il Covid, perché se uno non capisce com'è la malattia, io ho parlato con molti colleghi, anche Virostar, anche in televisione, in diretta, quando io parlo del microbiota, cioè del fatto che il virus, il SARS-CoV-2 va a riprodursi all'interno della flora batterica intestinale, aprono gli occhi, trabuzzano gli occhi e dicono: ma che cavolate sono queste? Ma leggete la letteratura, lo sappiamo da almeno 6 mesi, anche se molti di noi l'avevano già subdorato, però oggi ne abbiamo le prove. Solo per farle un esempio, se uno non dà l'antibiotico e non dà appunto nuovi fermenti, lattici, nuova flora batterica per lavarla via quella infettata dal virus, dove il virus va a replicarsi, a fare da serbatoio e quindi a darci anche la possibilità di un long COVID, ovviamente non ha capito niente, non riuscirà mai a curarlo. Cioè, il COVID è una malattia molto particolare. Da una malattia molto particolare questo virus, perché a differenza degli altri virus respiratori va anche negli altri organi, nelle altre cellule. Bisogna capire queste cose. Il problema vero di questa malattia è l'infiammazione, che all'inizio è un'infiammazione data dal virus che entra e in alcuni casi, per fortuna 10% non di più, di persone predisposte geneticamente, diventa un'iperinfiammazione dovuta a una reazione autoimmune. La malattia è una malattia autoimmune, il COVID grave. E anche qui, se uno non capisce questo, non riesce a capire perché dobbiamo dare il cortisone per prevenirla. La malattia autoimmune, cioè la reazione, la tempesta delle citochine, mettiamola così, la reazione anomala ed eccessiva del sistema immunitario, a cosa porta? Porta alla formazione di microtrombi. E sono i microtrombi che fanno crollare la saturazione, non la polmonite interstiziale. Polmonite interstiziale, indurendo, rendendo meno elastico il polmone, sicuramente fa diminuire un po' la saturazione. Ma la saturazione, per i casi gravi, qual è? È quella che crolla nell'arco di 2 ore, ma crolla di 10 punti. Quindi il paziente deve essere sotto ossigeno immediatamente e magari anche intubato. Bene, capendo questo, uno deve immediatamente cercare di pensare a come prevenire questa formazione di microtrombi. E si usa l'eparina. Usare il cortisone, per esempio, o l'eparina, quando si sono già formati gli anticorpi, quando siamo già in tempesta citochinica, è sciocco, perché chiaramente se io la prevengo e non l'avrò, è molto meglio che aspettare che arrivi, che si aggravi il paziente e poi combattere queste due cose. Cioè, ripeto, se uno fa un ragionamento logico e ascoltasse i medici che curano il COVID fin dall'inizio, ma non dico dall'inizio 2020, dico vedendo il paziente ai primi sintomi, al primo sintomo, e capire come evolve la malattia, allora tutti potrebbero capire che è curabile, e si potrebbe curare, e a questo punto non avremmo più gli ospedali intasati. Ecco, appunto, le stavo chiedendo, poi Mimmo, insomma, sì, facciamo sì, ping pong, cerchiamo sì di aiutare le persone, perché poi il mio scopo, il nostro scopo è quello di aiutare le persone, certamente non alimentare stupide polemiche, perché poi io lo so che avendo avuto riscontro su questo all'epoca del professor Di Bella, so come, insomma, diciamo, un certo tipo di potere anche sanitario si unisce e poi ghettizza. Io non ti nascondo che per il dottor Stramezzi ho un po' di paura,
ho un po' di paura che venga emarginato, perché poi magari ci faremo dare qualche numero, cioè quante persone lui ha curato dall'inizio della malattia, che tipo di, diciamo così, di statistica lui può avere sul campo. Gli stavo chiedendo appunto che tipo di correlazione ci può essere, dottor Stramezzi, con il numero dei ricoverati e purtroppo anche delle persone che poi si sono ammalate più gravemente, sono andate in terapia intensiva e purtroppo alcune hanno, parecchie anche, hanno perso la vita. Lei su questa situazione e su questi numeri che idea ha? Se si fosse applicato un protocollo come quello che ormai insomma è abbastanza chiaro esiste, pure se qualcuno lo nasconde, quante persone avrebbero evitato di andare in ospedale e avere conseguenze ancora più brutte? Sicuramente la maggior parte. È difficile fare delle cifre anche perché poi le ondate sono state diverse, però io credo che avremmo potuto avere solo il, diciamo, il 10-15% di questi decessi che abbiamo avuto in Italia. Dottore, non so se ti rendi conto. Mi rendo conto, rimani, mi vengono i brividi. Rimane senza parola, veramente. Aspetta, non vuol dire, questo non vuol dire che tutti gli altri sono stati, diciamo, causati da una politica sbagliata. Sicuramente ci possono essere anche delle problematiche. Cioè, c'erano molte persone, per esempio, che appunto in prima ondata, che erano a casa da sole. E non solo non avevano un medico che andasse a loro visitarli, ma anche se gli avessimo inviato una prescrizione non avevano magari nessuno che poteva andargli a comprare i farmaci. Certo. È chiaro che bisogna valutare, insomma l'Italia è grande. Certo è che avendo noi un servizio sanitario nazionale che in teoria è perfetto, perché ognuno di noi in teoria ha il proprio medico di medicina generale e ogni medico di medicina generale ha un gruppo di pazienti, 1.000, 1.200, quello che è, di cui ha già tutte le note, le cartelle cliniche, è già pagato per curarli, per cui sarebbe bastato probabilmente che le autorità sanitarie avessero detto o dicessero da domani a tutti i medici, guardate, il Covid è questo, questo e questo, identificate i vostri pazienti a rischio sicuramente, preparateli, spiegateli cosa dovranno fare, ma comunque quando un paziente, uno dei vostri pazienti assistiti, vi contatta, immediatamente iniziate con, per esempio, l'antinfiammatorio. Noi sappiamo, lo sapevamo già, però il professor Muzzi e il professor Freddy Sutter hanno fatto uno splendido lavoro, che è il loro secondo lavoro su questo tema, cioè gli antinfiammatori e il Covid, e hanno dimostrato ancora una volta che solo con l'antinfiammatorio, solo con l'utilizzo dell'antinfiammatorio, si riducono i ricoveri del 90%. 90%. Quindi iniziamo a dire a tutti i medici di medicina generale, date l'antinfiammatorio a tutti i vostri pazienti al primo sintomo Covid, anche, come dice anche il professor Sutter, anche prima di un tampone positivo. Già questo farebbe la differenza. Poi spiegando loro che bisogna anche dare appunto l'antibiotico per eliminare la flora batterica infetta, dove il virus va a riprodursi con molta più facilità che nelle nostre cellule, perché i batteri non hanno grosse difese, e soprattutto sono molti di più di noi, cioè delle nostre cellule umane. Quindi date l'antinfiammatorio e l'antibiotico. Poi chiaramente bisogna rinnovare la flora batterica, poi ci sono dei farmaci, tanti farmaci, che hanno tanti principi attivi, che hanno una buonissima attività contro il Covid. Non vi piace l'idrossiclorochina? Bene, non ne abbiamo l'idrossiclorochina. Non vi piace l'ivermectina? Non diamo l'ivermectina. Ma la bromexina, per esempio, che è un farmaco da banco, è un sciroppo per la tosse. Il principio attivo della bromexina si è dimostrato in letteratura scientifica internazionale già prima dell'estate, che impedisce o rende più difficile al virus entrare nelle varie cellule. Già dando questi tre farmaci e determinanti lattici, sicuramente la riduzione dei casi gravi sarebbe maggiore. Però il punto qual è? Che c'è anche il problema della tempesta citochina, e quindi bisogna anche che il medico capisca e dia ai propri pazienti, ripeto, il cortisone e l'eparina. Fatto questo, sarebbe tutto un panorama diverso. Ecco, vai tranquillo. Oggi il dottor Stramezzi capita nel giorno perfetto, perché
è da 24 ore che si è scatenata la caccia allo Zitromax, no? In tutta Italia, e le farmacie sono sprovviste dello Zitromax, che è un antibiotico, è un antibiotico che appunto fa parte anche di questa terapia che il dottor Stramezzi dà ai suoi pazienti Covid. Ieri sera Bruno Vespa ha dichiarato: folle corsa alla ricerca di un farmaco che non cura il Covid. Ma non solo Vespa, che è un po', diciamo, l'apice giornalistico, ma io ne ho lette e sentite proprio di tutti i colori nei confronti di chi abbina Zitromax e quindi questo tipo di farmaci, antibiotico, al Covid, quando lei poco fa ha spiegato perfettamente a cosa serve l'antibiotico. Esatto, devo dire che questa cosa ce la siamo già vista appunto su altri principi attivi, questa demonizzazione di alcuni farmaci. La mia risposta è: bene, cambieremo antibiotico se non ci sarà, se sarà improbabile. Come c'è. Le dirò di più: io do il desametasone, per esempio, come cortisone, non solo io. Letteratura scientifica internazionale, devo continuare a ripeterlo, però sembra che mi inventi io le cose come uno stregone. Letteratura scientifica internazionale, ci sono moltissimi lavori, ma già del 2020. Per esempio, che dicevano che tra il cortisone migliore, più adatto nella fase del Covid, è il desametasone. Desametasone è molto difficile da trovare in Italia, perché la marca più importante, diciamo, praticamente l'ha messo fuori produzione. Però ancora si trova, perché i depositi poi hanno le riserve, insomma, il farmacista, se vuole, generalmente lo trova. Se non troviamo quello, lo cambieremo. Certo, il desametasone è migliore perché ha un tempo di azione, diciamo, molto più lungo degli altri tipi di cortisone. Desametasone, che è appunto un cortisonico, desametasone. Oh, tornando, esatto, invece all'antibiotico? La azitromicina, per esempio, perché noi tendiamo a dare, la maggior parte di noi che curano il Covid a casa, tendiamo a dare la azitromicina? Perché si è visto anche qui in letteratura che funziona meglio di altri, ma soprattutto si era visto che funzionava molto bene, questo già a febbraio 2020, dal professor Raul di Marsiglia, che dimostrò all'inizio in vitro e poi anche in vivo che azitromicina insieme a idrossiclorochina avevano un'azione sinergica, quindi lavoravano molto bene anche a livello, diciamo, del blocco del virus, indipendentemente dalla storia del microbiota che vi ho detto dopo, che all'epoca ancora non conoscevamo. Però, ripeto, ci sono molti antibiotici che sono attivi e quindi non sperino, di facendoci sparire la azitromicina, di pensare che adesso smettiamo di curare, e possiamo usare tanti altri, tranquilli.